Aggiungerei anche che il canale non sta andando bene, quindi non mi va di seguire più una programmazione fissa, ma neanche di stare ogni 3-6 mesi a lamentarmi che chiudevo il canale, quindi non accadrà più nessuna delle due cose, perché non è più neanche una questione di monetizzazione, ma stiamo arrivando quasi a parlare da soli, e questo è una volta triste. Non farò più comunque quei video per rispetto a chi mi segue. Oggi, come vi avevo preannunciato, se non ricordo male, non sarò da solo. Ci sarà un amico. Gli faccio fare l'introduzione e lo farò partecipare attivamente al video, in quanto ha un bel canale e in particolare è stato molto attento per questo video comparazione libro film, quindi a maggior ragione nella sua attenzione ho voluto farlo partecipare e vi chiedo ancora scusa per il vento. Seguite il video, ciao. Ciao a tutti, io sono Grizzly e oggi parliamo un po' di Harry Potter e il Calice di Fuoco. La prima differenza l'annuncio io. Due personaggi completamente spariti, oltre a Pix, che già avevamo nominato nel primo video. L'elfa Winky che io avevo rimosso, ma leggendo questo articolo mi torna perfettamente in mente, e Ludo Bagman. Winky è un'elfa domestica in depressione dopo il licenziamento di Bartemius Crouch. Grazie a lei, Dobby scopre la stanza delle necessità proprio durante una delle sue sbronze. Ludo Bagman, invece, era un mago che faceva le scommesse su Quidditch, fino ad arrivare a scommettere perfino sul risultato della coppa con i gemelli Weasley, cercando di imbrogliarli usando l'oro dei lepricani anziché di galeoni e zellini. Nel film, all'arrivo delle delegazioni delle due scuole per il torneo Tre Maghi, da Beauxbatons e da Durmstrang, quello che vediamo è che da Beauxbatons sono arrivate solo studentesse e da Durmstrang sono arrivati solo studenti maschi. Un po' come se Beauxbatons fosse una scuola femminile e Durmstrang una scuola maschile. Il punto è che nel romanzo di Durmstrang sappiamo poco, si può intuire che forse ci saranno state delle studentesse, ma non sembrano esserci studentesse nella delegazione. Mentre di Beauxbatons sappiamo che sono arrivati anche degli studenti maschi. Viene completamente omesso il CREPA, acronimo di Comitato per la Riabilitazione degli Elfi Poveri e Abbrutiti, associazione fondata da Hermione Granger per tutelare i diritti degli elfi domestici. Durante il quinto anno la ragazza inizia a fabbricare berretti nel tentativo di liberare gli elfi. Ma anziché prenderlo come un atto di libertà, gli elfi si sono così tanto offesi da smettere di pulire la sala dei Grifondoro. Durante la prima lezione di difesa contro le arti oscure, il presunto professor Moody, spoiler! Scusate, quello che fa è a un certo punto una domanda: quali sono le maledizioni senza perdono? Si alzano varie mani, e tra le mani che si alzano c'è anche quella timidamente di Neville. Solo che nel romanzo questa cosa provoca una reazione scomposta da parte degli studenti. Sono moltissimi gli studenti presenti che sono stupiti dal fatto che Neville abbia alzato la mano perché voglia fornire una risposta a una lezione di difesa contro le arti oscure, quando notoriamente Neville a quelle lezioni cercava di nascondersi, di scomparire, essendo un po' la capra delle lezioni, essendo un po' l'imbranato della classe, quello che è fondamentalmente l'impreparato perenne, però è in grado di dare una risposta a difesa contro le arti oscure. E tra l'altro, questa è una cosa che stupisce lo stesso Harry, che poi scoprirà per quale motivo
Neville è stato in grado di dare questa risposta. Ma diciamo che nel romanzo c'è questa cosa che ha lasciato tutti quanti senza parole, e nel film invece questa cosa passa. Va bene, quella era la maledizione Imperio, la prossima chi sei tu, Pacio? Ok, dimmi un'altra maledizione. Ah, la Cruciatus. Ah, sì, avvicinati che te la faccio vedere. Siamo in prossimità della seconda prova. Harry deve trovare l'alga branchia per poter resistere un'ora sotto l'acqua del lago. Nel film, infatti, vediamo Neville che gli ha parlato dell'alga branchia e il fatto che riescono a procurarle, quindi che può andare a fare questa prova. Nel romanzo, invece, sino all'ultimo momento, Harry non è proprio riuscito a trovare una soluzione e la mattina, quasi una mezz'oretta prima che cominci la prova, viene svegliato in biblioteca da Dobby che gli consegna l'alga branchia e lo trascina verso il lago per andare a svolgere la prova. Troviamo infine una differenza sulla terza prova. Il labirinto nel libro è in realtà costellato da creature magiche, cosa che nel film praticamente non si vede, o quasi. Inoltre sono stati ammessi più incantesimi da parte degli insegnanti, un ragno e una sfinge. Sfinge che pone anche un indovinello, che è questo. La mia prima è la terza di passione, e tre ne vuole la sottomissione. La seconda è colei che, amica o amante, il cuore è la compagna costante. La terza è un albero della chioma folta, nobile ramo di foresta incolta. Ora unisci le tre, e dimmi, o tu viandante, nero, sei zampe, sporco e ripugnante. Veramente baciarlo è cosa grama. Sai ora dirmi come esso si chiama? La soluzione, non ve la metto, se no che gusto c'è. Vi faccio salutare da Grizzly e ci vediamo per voi fra un attimo. Io sono Grizzly e assieme a Riccardo e alla mia collezione di orsetti di peluche vi ringraziamo tutti assieme per aver guardato questo video. Vi invitiamo a mettere pollice in alto e condividerlo con tutti i vostri amici. Se volete potete anche passare dal mio canale YouTube, lo trovate linkato in descrizione, lì mi occupo di cultura generale. Detto questo, ancora grazie e ciao a tutti! Ringrazio Grizzly dal profondo del cuore per aver collaborato con me. Rinnovo anch'io l'invito di passare dal suo canale perché veramente merita. E se stai guardando questo video e non sei iscritto anche al mio, vai subito a rimediare o ti farà un incantesimo Mangelmacher. Vi saluto e spengo la luce. Nox!